Sì, noi siamo riusciti a mettere giù la prima bozza della discussione fatta e posso dire che potrebbe essere riassunta come da uno degli interventi che i movimenti nei confronti di medicina democratica chiedono al nostro movimento di enfatizzare la dicitura democratica rispetto a quella di medicina. Questa è una battuta nel senso che mi dà il senso della discussione del ruolo che i movimenti vedono che può essere coperto come dice Democratico. Nel confronto con i rappresentanti dei movimenti presenti emergono alcune richieste nei confronti di Medicina Democratica. Ha ricordato che Medicina Democratica è un movimento che col tempo si è messo a servizio dei movimenti via via che si sono sviluppati. Medicina Democratica è distribuito in termini di movimenti militanti nei movimenti e ne costituisce sui temi della salute e dell'ambiente un laboratorio che diffonde conoscenza. La domanda di salute è domanda di democrazia. Questo è quello che chiedono a Medicina Democratica e ai movimenti, oltre al sostegno tecnico, culturale e giuridico. Questa sollecitazione non può che essere accolta, in quanto Medicina Democratica da sempre afferma la non delega come obiettivo e metodo, come pure il diritto delle popolazioni auto-organizzate a partecipare e decidere sulla salvaguardia e la gestione del proprio territorio. Affermare che non vi è rischio accettabile ogni qualvolta che sia prevenibile, ovvero evitabile, significa promuovere la democrazia, perché afferma che non deve essere messa in secondo piano da qualunque attività economica che non rispetti la sicurezza, la salute e l'ambiente. Ogni lotta contro l'ingiustizia ambientale è lotta per la democrazia, per impedire o ridurre l'abuso dei poteri economici, a partire dalla formazione di ogni decisione che influenzi la qualità della vita individuale e collettiva. In questo ambito, Medicina Democratica sostiene la crescita dei movimenti nei termini dell'andare oltre gli obiettivi locali o immediati per cambiare le regole, le norme, in primo luogo ovviamente ma non solo, e affermare e difendere i diritti più estesi. Medicina Democratica è chiamata a sostenere una richiesta di democrazia non formale e contestualmente dare fondatezza scientifica alle richieste di salute e di ambiente sano. Medicina Democratica è chiamata a sostenere le varie forme di lotta che sono espressione della realtà auto-organizzate, proporzionali e efficaci, per rafforzarle e renderle più resistenti agli attacchi e alle lusinghe delle controparti. Medicina Democratica è chiamata a fornire la sua competenza per migliorare le norme ambientali, a partire da quelle in base alla lettera della loro formulazione, tenendo conto delle richieste di base della responsabilità estesa dei produttori di merci che realizza opere e progetti a elevato impatto ambientale. Così come chiediamo un diritto ad avere organi di informazione che siano corretti e pluralisti, le nuove regole per garantire forme di democrazia dal basso da parte dei cittadini, in particolare referendum consultivi, propositivi e vincolanti per l'amministrazione. Democrazia è anche affermare la pari dignità e pari strumenti, anche economici, per le popolazioni esposte ad un'opera o progetto rispetto a quella parte del mondo scientifico asservito agli interessi di parte e del profitto. Movimenti che da Medicina Democratica di sviluppare la sua parte democratica nella sua edizione e di sviluppare la sua competenza tecnica in altri termini richiamano Medicina Democratica a rafforzare la sua impostazione originaria, che non è altro che questa, adeguandola ovviamente alle condizioni attuali. Dal gruppo omogeneo operaio, basato sulla non delega al tecnico, al gruppo omogeneo della comunità e alla sua soggettività, costruendo un nuovo rapporto con i tecnici, in particolare ovviamente quelli che hanno anche una valenza di servizio pubblico, e una nuova scienza. L'attuale situazione vede contestualmente un ulteriore attacco ai diritti e un indebolimento delle condizioni di vita collettiva e un emergere di nuove realtà auto-organizzate, anche a supplenza dell'assenza o della deriva della politica. Medicina Democratica può rappresentare per i movimenti un punto d'appoggio per potenziare la leva delle richieste di maggiore democrazia. Una migliore e più estesa strutturazione territoriale di Medicina Democratica non potrà che
aiutare i comitati esistenti e quelli emergenti a definire e raggiungere i propri obiettivi e di estendere la loro capacità di azione e di crescita. Per questo, Edizione Democratica, e i movimenti sono vasi comunicanti, occorre ridurre e annullare ogni ostacolo alla reciproco confronto e positiva contaminazione.